come misuro il mio livello di crescita personale? Questa è una domanda che spesso mi viene fatta dagli appassionati di crescita personale e di psicologia e il video di oggi è proprio dedicato a loro. I principianti della crescita personale, e con questo termine principianti non voglio utilizzarlo in un'accezione negativa, ma intendere proprio i neofiti, quelli che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina, hanno la tendenza a misurare la loro crescita monitorando alcuni parametri. Ad esempio, quanti libri ho letto quest'anno, quanti corsi di formazione sono andato ad ascoltare, quanto mi sento più felice, quanti obiettivi ho raggiunto e così via. Ognuno ha i suoi parametri e ovviamente è giusto monitorarli, no? Io stesso ogni 12 mesi mi metto lì al computer, recupero il file che ho salvato 12 mesi prima, faccio confronti, paragoni e setto quelli dell'anno successivo. Però quello che osservo è che quando tu inizi a diventare, tra virgolette, cintura nera di miglioramento personale, le cose secondo me devono cambiare, cioè non basta più monitorare questi soliti parametri che parlano principalmente di te, ma devi fare un clac in più. E l'idea che oramai da diverso tempo sto portando avanti è che tu devi giudicare la bontà di una persona non tanto dai risultati che questa stessa persona porta a casa, ma da quanto migliorano le persone che le stanno vicino. Cioè, la vera cartina tornasole che devi vedere per capire se una persona è cintura nera di crescita personale o cintura bianca è questo: chiederti, ma questa persona che è entrata nell'orbita di chi sto valutando, dopo che ha conosciuto questa figura, è migliorata o è peggiorata? Era più felice o più infelice? Più stressata oppure riesce a trovare più significato in quello che fa? Ha iniziato a guadagnare di più o di meno? Ha trovato la sua dolce metà oppure è andata in crisi col partner che stava frequentando? Insomma, si è avvicinato alla migliore versione di se stesso oppure si è allontanato da questo? Quello che insomma voglio dire è che un professionista cintura nera di crescita personale misura i suoi progressi in base a quanto migliorano non loro stessi ma le persone che gli stanno intorno. Quale ricerca scientifica posso citare a sostegno di questa ipotesi? In realtà nessuna. Quello che porto è proprio la mia esperienza personale. Se uno riesce a crescere come persona, infatti, a un certo punto inizia a mettere gli altri davanti a se stesso. E non necessariamente tutto quanto il mondo universo, ma almeno il suo mondo, il suo partner, i suoi figli, i suoi amici, i suoi collaboratori. Ogni anno, cioè, dovresti fare un piano di crescita per le persone cui tu sei più legato e dopo adoperarti affinché mese dopo mese queste persone riescano a crescere all'interno di questo piano. Ora, come tutte quante le cose, ci vuole gradualità in questo processo. Prima parti dalla cintura bianca, poi prendi la gialla, l'arancione, eccetera, eccetera. Se sei un principiante, una cintura gialla e provi a dare un calcio volante degno di cintura nera terzo dan, finirai molto male. Ti romperai un legamento, qualcosa del genere. Nella mia vita ho avuto diversi mentori e ognuno di loro mi ha fatto crescere da un punto di vista differente e io per questo sarò grato a tutti quanti loro. Ma se ci penso, buona parte di questi mentori mi hanno fatto crescere principalmente da un punto di vista di competenze tecniche, mentre soltanto una piccola parte di loro mi ha fatto crescere come essere umano. E parlo quindi di valori, di stile di vita, di etica. Erano questi dei leader che erano interessati più allo sviluppo della mia autonomia che al loro ego, al farmi diventare adulto prima ancora che al loro tornaconto che potevano portarsi a casa da questa mia crescita. Erano insomma interessati a fare il tifo per me come uomo ancor prima che come professionista. Non farò i loro nomi in questo video, ma loro sanno chi sono e quindi li ringrazio. E il modo forse migliore che ho per ringraziarli è quello di fare con le persone a me più care ciò che questi mentori hanno fatto con me. La grandezza di un individuo non si misura da ciò che ottiene, ma da quanto cambia e cresce chi gli sta intorno. Investi prima su di te, ovviamente, coltivando e facendoti aiutare da quello che io chiamo egoismo sano. Ma quando sarai in equilibrio, allora lì forse ti converrà fermarti un attimo, riflettere su quella che è la tua situazione e se vorrai fare un passo in più, riguarda questo video e faccio un pensiero.